Allora, ad uno delle belle d'epoca d'Imperia, una storia bellissima raccontata da un protagonista degli anni recenti, Eraldo Pizzo, tra i più noti pallanuotisti italiani, tra i più titolati, posso aggiungere, e una società, la Prorecco, che ha fatto miracoli in un paesino che nessuno conosceva. Sì, il fatto straordinario di questo racconto è proprio che parte da un paese raso al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale e che dopo 10 anni con una squadra di ragazzini comincia a vincere e ancora adesso stiamo ancora vincendo. Abbiamo fatto 60 campionati di Serie A, ne abbiamo vinti 32, abbiamo vinto 8 Coppe dei Campioni, 5 Supercoppe Europee, ma la cosa straordinaria che non l'ha vinta una squadra di Milano, di Torino o di New York, l'ha vinta una squadra di un paese di allora di 5.000, adesso forse siamo vicini ai 10.000. Che cosa ti ha spinto a raccontare queste cose? La paura che nessun altro poteva raccontarle? Sì, volevo lasciare una traccia perché secondo me è una cosa straordinaria, un racconto straordinario e che se non lo facevo io, purtroppo dopo di me, diciamo, passiamo ai tempi moderni, ma nessuno può raccontare quegli anni eroici, quei viaggi in treno che duravano 25 ore, mangiare un panino, insomma, fare tutte queste cose quando abbiamo iniziato. Erano tempi eroici, possiamo definirli così. Com'è Ma adesso si parla di tempi eroici, allora era normalità. l'attuale stato di salute della pallanuoto? Beh, secondo me siamo un po' in difficoltà, perché noi a Recco stiamo in piena salute, però è importante che ci siano anche altre squadre, altre città che crescano, invece siamo un po' in ritardo. C'è ancora il Brescia che ci tiene testa, c'è una squadra di Verona, il management, poi anche le altre liguri che sono nel massimo campionato si trovano in grande difficoltà perché i costi sono aumentati e in Liguria tu sai che sono tutti paesini, forse tolto Savona, ma è una piccola città, c'è Bogliasco, un paese di 5.000 abitanti, un quartiere di Genova che è quinto, è difficile trovare chi sovvenziona questo sport, anche perché a mio avviso è diventato un po' troppo fisico e poco divertente per chi deve investire in uno sport di squadra. Questo libro racconta la storia della Prorecco, l'abbiamo già detto, ma è anche corredato da fotografie, da aneddoti particolari. Certamente, ci sono centinaia di fotografie, che secondo me è la cosa più bella, perché c'è un po' di storia mia che va di parallelo, i primi 30 anni non ho potuto farne a meno, però io ho voluto scrivere sulla Prorecco. Mi è stato chiesto tante volte di scrivere la mia storia, ma secondo me è più interessante quella della Prorecco, perché la mia è una cosa individuale, ho avuto la fortuna di essere abbastanza bravo e finisce lì. Invece completare una squadra, gestirla per tanti anni non è una cosa facile. Hai raccontato tutto quello che ti è venuto in mente o hai trascurato qualcosa, per No, motivi anche di carattere proprio? di spazio, ma io potrei scrivere un altro libro senza nominare quello che ho già scritto su questo, altri episodi, altre cose, perché oltretutto adesso alla notte mi sveglio spesso e volentieri e allora dico, mi sono dimenticato di dire a Mangini che è quello che l'ha scritto, potevo dirgli questo, potevo dirgli quell'altro, potrei riscriverne un altro, chissà. Magari aspettiamo un Ma secondo. sì, può darsi, facciamo un secondo libro quando abbiamo vinto la decima Coppa. Adesso quest'anno qui vinceremo la nona, poi nel 20 la decima e può darsi che facciamo un'aggiunta al libro.